espansioni per Battlefield 3. La prima delle espansioni prevista a giugno e questa nuova espansione si chiamerà Close Quarters. Battlefield 3 sposta quindi la sua guerriglia indoor, in quattro nuove mappe che saranno molto ma molto piccole. Questo cosa comporterà? Sicuramente un gameplay molto più reattivo e attivo, ma anche molto più frenetico. Diciamo che va a cambiare quelle che sono le particolarità che finora hanno caratterizzato Battlefield 3. Come possiamo leggere, viene introdotto il vertical gameplay, un gameplay su più livelli che, tradotto in termini pratici, praticamente significa che possiamo aspettarci proiettili e morte arrivare da ogni angolo della mappa. Mentre quando si parla di HD Destructions, le prime voci confermano che in queste quattro nuove mappe si torna a quella che era l'origine di Battlefield 3, di Battlefield in generale, scusate, cioè che ogni oggetto presente sulla mappa sarà totalmente distruttibile. Vengono inoltre introdotte nuove armi, infatti la nuova espansione offrirà 10 nuove armi, 10 nuovi assignments, 5 nuovi dog tags e tutto sarà usufruibile anche nelle altre mappe dopo che le avremo sbloccate giocando nell'espansione, un po' come è stato per Back to Karkan. Ma vi lascio alle ultime immagini del gameplay e del trailer. Naturalmente fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima. Ciao!